Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Novità importanti per quanto riguarda la nostra piscina comunale. Ieri la Giunta ha deliberato il progetto che viene finanziato da dei fondi regionali, 100.000 euro di fondi regionali, per progetti complessivi per 1.750.000 euro. Interventi importanti che permetteranno alla nostra piscina, alla struttura comunale di Via dello Sport, di poter crescere, di poter offrire ulteriori servizi e poter garantire ancora più qualità ai cittadini sanvitesi e alle tante persone non sanvitesi che utilizzano questa importantissima struttura. Un ringraziamento particolare per la collaborazione va al presidente Giovanni Raggi, al già presidente Luciano Schiavo, tutto il consiglio direttivo della Polisportiva, tutti i volontari, gli insegnanti, tutto il personale, i collaboratori dell'associazione sportiva Nuoto San Vito e le tante persone che permettono a questa realtà di essere un grande punto di riferimento per lo sport, ma anche per le famiglie, per i nostri ragazzi e per tutti coloro che quotidianamente oppure saltuariamente utilizzano e godono dei benefici di questo importantissimo servizio che ricordiamo essere in una struttura comunale. Quindi il nostro comune, la nostra amministrazione vuole proseguire nel rafforzare questo importantissimo servizio per la nostra comunità. Interventi di consolidamento del solaio della biblioteca. Andremo a stanziare 105.000 euro per la nostra biblioteca, per consolidare il solaio, ma permettere anche una riqualificazione degli spazi. Noi crediamo molto nel servizio della biblioteca dei ragazzi, riteniamo che sia uno dei presidi più importanti della nostra comunità, dei nostri servizi, proprio perché diffondono cultura e quindi diffondono sapere e permettono a tante persone di tutte le età di poter godere di questi spazi, sia di tanti libri, di tanti servizi che vengono offerti, ma anche i momenti, gli eventi, delle varie presentazioni che permettono appunto anche l'incontro tra tante persone. 120.000 euro invece verranno destinati al consolidamento di tre ponti a San Vito nel nostro territorio, proprio nell'ottica della maggiore sicurezza per tutti quanti. Località Cragnuto, via Mulino e via Santa Sabina. Domani e dopodomani ci sarà un evento molto importante a Savorgnano, una manifestazione organizzata e coordinata dagli alpini di Savorgnano, naturalmente che ringraziamo insieme alle tante associazioni della nostra frazione, del nostro paese, che permetteranno appunto l'organizzazione di un evento benefico per aiutare un bambino che in questo momento ha bisogno del nostro supporto. Domani alle ore 17 una manifestazione, un evento sociale a Savorgnano, al campo sportivo, con Porchetta, tante iniziative, soprattutto musicali, e il giorno dopo, domenica mattina, una camminata per le vie di Savorgnano, con appunto percorsi, con due percorsi diversi per tutte le esigenze. Quindi un evento importante, un evento di solidarietà che conferma l'attitudine della nostra comunità nell'aiutare delle persone che hanno bisogno di una mano. Quindi un evento a cui naturalmente siete tutti invitati a partecipare. Fine settimana intenso, ci sarà un'altra camminata domenica organizzata dal Granello, anch'essa di solidarietà, e già oggi sotto la loggia inizierà l'attività legata alle iscrizioni, mentre questa sera alle ore 20:30 a Iusca è cura del mondo, presentazione del libro di Pietro Cipriano all'Arciclare in via Vittorio Veneto numero 13. Ricordiamo che Piero Cipriano è uno psichiatra che si autodefinisce riluttante, di formazione basiliana, autore di una trilogia sulla salute mentale, un incontro veramente interessante al quale siete tutti invitati a partecipare questa sera alle 20:30 all'Arciclare.
Le mostre di questo fine settimana. Dream on Earth, inaugurazione domani, sabato 6 maggio alle ore 18 con un intervento critico di Eugenio Manzato presso l'antico ospedale dei Battuti. Oltre all'inaugurazione la mostra sarà visitabile ogni sabato e ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19. Questa mostra rimarrà aperta fino al 18 giugno. Progetto Abbraccio, una mostra già inaugurata che tutti conoscete, visitabile tutti i giorni dal 22 aprile, ovviamente da quando è stata inaugurata, fino al 6 maggio presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti. L'ingresso è gratuito. Un'altra bella mostra molto molto significativa al castello, La Shoah dei bambini, poesie e disegni da Therese Instad. La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19. Questa rimarrà aperta fino al 7 maggio. Il Dante di Anzi invece nella nostra chiesa di San Lorenzo dalle 10.30 alle 12.30 alle 15.30 alle 19, gli stessi orari delle altre mostre, sabato e domenica, questa mostra rimarrà aperta fino al 7 maggio. Visitatele tutte perché sono veramente, veramente molto, molto belle. E mentre sempre sabato 6 maggio e anche domenica dalle 10 alle 18 sotto la loggia di Piazza del Popolo ci sarà il censimento fotografico organizzato dalla SOMSI di San Vito Tagliamento e il Circolo Fotografico San Vitese Foto 88. Partecipate perché, come gli stessi organizzatori definiscono l'evento, una dei più grandi ritratti collettivi del paese, quindi sicuramente un evento curioso, un evento interessante, sabato e domenica sotto la loggia. Domenica 7 maggio, come ho già anticipato, ci sarà l'altra camminata, la settima marcia per il Granello, la partenza dalle 8.30 alle 10 dal Parco Rota con accesso da Piazza del Popolo e dal parcheggio di Via Pascati. Tre percorsi, 5 km, 12 km e 24 km per tutte le capacità naturalmente. Il percorso si snoda nelle campagne, sugli argini e sulla grave del Tagliamento. Le iscrizioni già oggi, come vi ho detto, oppure via mail scrivendo nome, cognome e data di nascita all'indirizzo rac.sanvitotagliamento@rotarac2060.it. Sempre domenica 7 maggio, qua nella nostra piazza, ci sarà il consueto mercatino dell'antiquariato tutto il giorno nella nostra Piazza del Popolo. Grazie e buon fine settimana a tutti.